se lo ricordate, avevamo programmato 600 milioni di erogazioni, nella realtà saranno 720, quindi più 20%, nonostante certamente una fase non certamente così positiva delle borse, della situazione economica finanziaria in generale. Ma il secondo elemento che credo che sia interessante è quello che abbiamo incrementato il patrimonio di 520 milioni, e questo è un 60% in più di quello che è previsto dalla legge, che lo sapete è il recupero dell'inflazione, e questo significa che abbiamo messo nelle condizioni la fondazione di avere una prospettiva di crescita e quindi una prospettiva di guardare alle nuove generazioni con maggiore solidità rispetto che al passato. Quello che farò questa mattina è una passeggiata attraverso la città, passando attraverso alcuni dei luoghi dove abbiamo fatto progetti, dove abbiamo realizzato, e cercando di trasferirvi questo messaggio, come la compagnia attraverso tre azioni che ha messo in atto. Uno, quello di una maggiore trasparenza, che significa nuove generazioni di bandi, di convenzioni, modalità di relazione. Il secondo, con l'inserimento di molte nuove competenze giovani che sono di tipo diverso da quelle tradizionali. Quindi abbiamo assunto fisici, abbiamo assunto statistici, matematici, ingegneri, architetti, e questi lavoreranno sempre di più insieme ai gli scienziati delle scienze sociali, ai giuristi, agli economisti, agli studiosi dell'arte, perché noi pensiamo che questa mescolanza sia veramente il futuro di questo tipo di istituzione. E la terza cosa è che abbiamo trasformato la compagnia, nel senso che voi ricordate quando avevamo parlato di hub di conoscenze e di competenze, adesso abbiamo costituito un vero gruppo.